Hai bisogno di un'aggiunta di denaro al tuo account di GT Online? Bene, contattami su Instagram, link qua sotto nella descrizione. Bella ragazzi, Kickswilly, ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati con la nostra serie preferita del mercoledì in compagnia del nostro omino 2.0. E siamo qui all'interno del nostro mega attico di lusso sopra il casinò. E per chi ancora non l'avesse capito, oggi siamo qui con il Day 56. Pazzesco, esattamente come quello della radio che parla così in sottovoce. Incredibilmente pazzesca questa cosa qui. Allora ragazzi, oggi siamo qui ritornati con il nostro episodio consueto della serie dei bla 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 bla. Andiamo subito al casino e giriamo la ruota. Facciamo una roba veloce, va. Giriamo sta ruota, va. Allora, The Music Locker, sempre, sempre, sempre. Ogni volta sto messaggio. Allora, oggi abbiamo qua la peyote. Vediamo un attimino se la vinciamo. Sto qui, oggi, cioè non oggi, ma ogni volta che apro qua la roba, vado nel casino, c'è sempre uno che gira la ruota. Ma com'è possibile sta cosa? Lui quitta? Dai, Clothing, mi devi quittare per forza, Non mi quitti con Clothing? No, non ci credo. Dove vai? Non mi quitti e va a ritirare le fish. Ragazzi, caro mio, questo le fa onore. Giriamo la ruota. Facciamo di nuovo 8 volte click. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gira la ruota, vediamo. Niente, l'ha girata più veloce rispetto all'altra volta. 25.000 fish. Me li vado a giocare subito. Ma comunque sì ragazzi, io come al solito vi ricordo di lasciare un bel like. Mi raccomando, superiamo assolutissimamente i 1000 like se volete altri video sulla serie Day. Ma soprattutto vi invito a condividere il video con amici su tutti i vostri social e ad iscrivervi al canale per non perdervi i futuri video. Se lo fate siete dei grandi. E questo ve lo dico poiché il 60% delle persone che guardano il mio video sono iscritte al canale. Solita tiritera. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale così il 20% delle vincite che farò oggi al blackjack le condividerò con i nuovi iscritti. Alert spoiler, non vincerò una mazza. Posso 10.000, dai. Ma me puoi dare 2? 12? No, ma dammi carta, è normale, cioè che devo fare con 12? 20 sto. Con 20 sto, dai. Buono. Pom, sballa. No, in realtà non ha sballato. Non ha sballato una mazza, che sballa. Altri 10.000. Come on. Jack, buono. Abbiamo un 10. Ah, 16. Lui ha 10. Maledizione. Dammi carta. Rischio. No. Cosa? Quanto vale l'asso? Scusatemi. Ha vinto lui. 8. Buono. Sì. Dammi carta, bello mio. Dammi carta. Sto. Ha sballato. Godo. Faccio l'ultima. Come va? Va. 3. Ma perché ste carte basse mi dà? 6. E lui c'ha 10? Ma dammi carta, ma che vuoi che faccia, amico mio? Cioè, 16. E mo con 16 che faccio io? L'arrischio. Dammi una carta, perderò sicuramente. Infatti, ho perso. E vabbè, ma perdevo ugualmente. Lui c'aveva 18, ciao. Ho perso solamente tempo perché 26.000 avevo e 26.000 mi sono rimasti. Bene, usciamo da qui e via. Allora, mi sa che c'è qualche missione in corso perché ho sentito un rumore particolare appena sono uscito. Però in realtà non è partito nulla, quindi ok. Forse ho qualche auto distrutta, può essere. E infatti ce l'ho preso il marchio 2 rotta, vabbè. Mi piglio l'hammer. Lester ti contatterà presto con dettagli di un nuovo colpo, mamma mia. E che siamo nel 2014. Ci siamo, oh, capitano, buongiorno. A proposito di capitani, ragazzi, stavo dicendo, mi ha contattato un amico russo, mi ha detto che si chiama Pavel, mi ha dato anche il suo numero di telefono, ce l'abbiamo esattamente qui, dove è Pavel, eccolo qui, e mi ha riferito che lui mi sta aspettando al largo delle coste di Vespucci Beach. Mi ha detto che mi sta aspettando con un mezzo abbastanza importante, si tratta di un sottomarino, e noi dobbiamo andarci perché lui ci ha aiuterà ad affrontare il colpo a Caio Perico. Quindi noi andiamo lì, vediamo un attimino cosa da dirci il nostro carissimo amico Pavel, che ho solamente sentito tramite cellulare, quindi potrebbe essere tranquillamente un malavitoso e mi fa fettine. Però noi andiamo sulla fiducia, poiché lui mi ha già trovato il viaggio da Caio Perico a Los Santos con l'aereo. Se mi voleva fare fettine mi faceva fettine direttamente sull'aereo, no? Quindi ragazzi, allora io direi di parcheggiare la nostra carissima macchinina, che non è nostra,
nostra, però ormai me ne sono appropriato. Sento esplodere varie cose. Scendiamo giù e piglia. Ho detto scendiamo giù, non buttiamoci giù. Evidentemente non sono abbastanza chiaro quanto parlo. È un problema. Ma che hanno le bandiere? Sono strane. Boh, mai viste così in 12 anni che gioco a GTA 5 qua. Piglia sto speedofile e let's go. Ok, mi sa che è proprio lui, ragazzi. Cioè, vedo un bel sottomarino. Ma che poetica sta scena qua, ragazzi. Cioè, è bellissimo. Io adoro alla follia sti tramonti qua sul mare di GTA 5. Cioè, riesce ad offrire veramente dei colori, degli scenari. Boh. Nonostante abbia i suoi anni alle spalle, cioè, ditemi un po' voi se non è poetica sta roba qua. È bellissimo, ragazzi. Cioè, sono una sfumatura di colori che... Mamma mia. Allora, entriamo all'interno del Kosatka qui e incontriamo il nostro amico Pavel. Vediamo un attimino se mi aiuta a fare sto colpo o mi fa a fettine. Ah, ok, eccolo lì Pavel. Buongiorno, signor Pavel. Caricamento, raccolta... allora abbiamo veicoli d'approccio, equipaggiamento, set, armi e sabotaggio. Qui come vedete abbiamo la mappa di Caio Perico. Il nostro amico Pavel si è tracciato un po' tutto, ecco. Io direi di fare veicoli d'approccio. Allora abbiamo sottomarino, aereo Alconost, aereo Velum, imbarcazione di pattuglia oppure imbarcazione Longfin. Ma direi di approcciare con il sottomarino, ragazzi. Cioè, voglio dire, andiamo nell'area di sperimentazione della Meriwether, ok? Sì, però abbiamo un problema. Mi hanno inculato il coso, me l'hanno rubato, raga, dai. Fatemi chiamare un veicolo, va, cioè deve essere un moto. Richiedi il dinghy, dai. Eccolo là, guarda che bello che è. Sì, ma dov'è che sta l'area di sperimentazione Meriwether? Cioè, chiedo. È a mare, nelle zone di Palito Bay, bello. Sto yacht per caso ha un elicottero sopra? A me sa di no. No, strano, solitamente dovrebbero averlo l'elicottero. Perché questo non ce l'amo che mi serve? Va bene, no problem. Prenderò l'autostrada con la barca. Volevo prendere l'autostrada con la barca. Fammi chiamare immediatamente il mio meccanico, che lui mi risolve sempre tutte le situazioni. Grazie. Ecco come risolvere una situazione nel migliore dei modi, mi dicono. Rispondere è... Non posso venire, mi spiace. Ecco Lamborghini. Sì, ma io non lo so, è un po' pericoloso, Cioè, nel senso, voglio dire, c'erano mille modi dove parcheggiare sto robo qua. Mille modi, poi, mille luoghi. Bastava tipo un millimetro più avanti, tipo qua, no? Me l'ha proprio cagato in mezzo alla carreggiata. Va bene. Ah, però, che stunt, signori. Allora, campo di sperimentazione. Io vedo un elicottero, mi sembra un Buzzard, non lo so se è un Buzzard. Ce l'abbiamo una moto d'acqua, qualcosa qui, o proprio nata de nata? Mi sa che mi tocca farmela Ah no, eccolo lì, Sea Shark. Baby Shark. Ah, ce ne sono anche un bel po', guarda. Fammi capire un attimino cos'è sta base della Meriwether, perché quell'elicottero a me non piace. Madonna, ma che onde ci stanno? Ma è incredibile oggi, cioè... Ah, ok, quindi devo immergermi, mi stai dicendo. Ok, va bene, mi hanno visto tutti. Let's go, eccolo lì il sottomarino. Muoio, annega. Annego, non ho tutto sto ossigeno qua. Forse così dritto per dritto. Ma non è una cosa saggia comunque aprire un portello di un sottomarino sott'acqua, Oh, si allaga tutto, è sbagliato. Boh, vabbè. Oddio, oddio, aspetta, sento sparare. Boh, ragazzi, eccolo lì, lo sapevo che c'era qualcuno. Muori. Meriwether, che c'è qua dentro? Bello. Un bel giubbottino come l'oro. Che fa? Lo lasci? Localizza il disturbatore delle mie paure. Cioè, ragazzi, incredibile. Oh, ma fanno gli assalti qua. Non è normale sta roba qua. Eccolo là. Odio. Odio totale stare in sti spazi stretti. Guarda. Che palle, non voglio fare sta missione qua, Cioè, no, non voglio vedere sti luoghi stretti e sparare, mi dan fastidio. Perché si incricca tutto, ovviamente, e non sparo a niente poi. Qua c'era quel pezzo di schifo, Eccolo lì, muori, maledetto, infame. Vado avanti di qua, vediamo un attimino. Guardalo lì che bello che è, muori, bello mio. Qui abbiamo, direi un... Devo salire su allora, per forza. Sala mensa, buongiorno. C'è nessuno? Porco vacca. E come se c'è qualcuno? Buono. Cosa gli ho preso? Non lo so. Ah, guarda. Coraggioso lui, Coraggioso lui. Il problema è che non li vedi manco sul radar. Quindi proprio saltano fuori dal nulla. Vedi. Là ce n'è un altro. Bella lì. Ecco qua. Ma se invece di farmi tutto il giro del mondo qui... Ma questi qui da dove escono? No, io ora... Com'è che ora sono già qui, scusa? È cambiata la strada? Ho sbagliato qualcosa io? Non lo so, vabbè.
Ah, prima sono arrivato da dietro, quindi sono un cretino. Ho fatto un giro inutile prima. Non dovrebbe esserci nessuno, a meno che non nascono proprio dentro sto coso. Ma io la vedo tipo un pallino bianco, ma non capisco cosa diamine sia. Ah, equipaggiare il Raider, ok. Infatti io vedevo un pallino bianco, gli dico, ma che roba è? Posso uscire? Premi per uscire, let's go. Ma il sottomarino che è andato in profondità di 1000 metri nel frattempo, non capisco. Ah, sono uscito di sotto, boh, vabbè. Non ci sto capendo nulla, ma quasi quasi mi conviene farmi ammazzare. Forse mi conviene farmi ammazzare, così almeno respawno direttamente sulla costa, o almeno con la moto d'acqua, dai. Ah, ovviamente lascio il Raider. Il Raider, il computerino che mi serve lì. E piglia sto coso, via. Fammi chiamare immediatamente l'oppressor. Ecco qua, ovviamente non buttiamoci mai così. Oppressor, let's go. Dammi l'oppressor. Purtroppo non ho colpi di razzi, se no li tiravo giusti i maledetti qua. Ar, consegna il distributore al Kosatka, altri 10 km, dai. Ok ragazzi, ed eccoci qui giunti al Kosatka. Alleluia. Guarda che missione noiosa. Io, ma è una cosa incredibile. Mezz'ora per fare una missione che si può fare in 5 minuti. Allora, prima... No. Vabbè. Pure. Ma hai capito? Oltre al danno la beffa, lo devo pagare. Ma io... Cioè ragazzi, era qui, sono uscito, l'ho vista rotolare. Ci vado contro, clicco triangolo. Sto deficiente ovviamente, sta fermo. Vi faccio vedere io cosa faccio. Guarda con sto Kosatka. No, non me ne frega, non me ne frega del sottomarino. Prendi il controllo e dentro il porto. Sottomarino on the road, guarda. Ok, buongiorno. Scusi, si sposti? Eh no, ma scusa che? Si è messo sul fianco. Ma vabbè. Tom Connors. Accettiamo Tom Connors. A questo io... gli ho spianato l'ombrellone. Ma la bagnina che guarda con il binocolo. Ma che guarda con il binocolo? Il Kosatka. Raggiungi l'ultima posizione nota di Moody Man. Dov'è che sta? Perché ci vado con sto Mercedes, dai. Allora, salve signor Moody Man. È lui Moody Man? Vai a prendere Moody Man. Ciao Moody Man. Ho preso l'auto. Dov'è che sta l'auto di Moody Man ora? E raggiungiamo il centro con Moody Man. E qua ci abbiamo Lucoso qua. Guardate che macello. Dove sta la macchina di Moody Man? Bennis, una carrozzeria. Ok, so dov'è. Cazzo di ma una Ferrari? Com'è che non te frega niente? Scusami. Eccola lì. Ma guarda, amico mio. E non gliela vorrei rompere a Moody Man la macchinina. Mo io che faccio per non rompergli la macchinina a Moody Man? Boh. Gli sparo. Meglio che io mi metta davanti. Ok, bella lì. Bella lì, chiudiamolo. Ci diamo il guidatore, non se può. Ma chi è questo? Levati. Ma lo vedi che sto inseguendo una macchina io? Si è schiantato? Che ha fatto? Ha rallentato di brutto. Sì, ma non lo posso mai pigliare. Lui c'ha una macchina molto più veloce della mia qua, eh. Bello. Ti devi fermare, la macchina non è tua, non ti appartiene. Io ho una domanda alla quale sicuro risposta. Ma sto qui prima o poi si fermerà? Oppure, non lo so, andiamo avanti fino al 2027. Ora gli faccio una bella manovra pit, tanto ormai la macchina è bella piantata. Vieni qua, e vieni qua. Maledetto, infame, guarda te lo schifo che c'hai dentro. È inarrestabile da dietro, raga, perché c'hai il lunotto piccolino, quindi non posso sparargli. Cioè da dietro non lo becchi, col cavolo che lo becchi, devi farlo. Porca di quella vacca. Non muore. Guarda, sto schifo è scriptato come la merda, veramente, oh. Non si ferma. Non perde mai l'aderenza. Non fa mai niente. Non lo posso. Buono. Ah, sì? Porca di quella vacca. Ah, bene, t'ho preso però, massacrato, ma finalmente l'ho fermato. Porca vacca, maledetti, infami, buzzurri. Mamma mia, ragazzi, tutto sbagliato. Se, Moody Man, guarda che siamo in mezzo a un'autostrada, non te lo volevo dire, Se non altro, sono riusciti a fermarli vicino al punto di consegna. Se non altro, almeno questa, alleluia. Oh, ciao, Moody Man, dove vai? Pigli l'auto? Ma dove va Moody Man? Ma Moody Man, scusa, Io sono curioso di sapere dove va Moody Man. Ragazzi, voglio fare un video. Cosa succede se segui Moody Man? Beh, come al solito, tocco di classe. Oddio.
Oddio, cosa ho visto? Qualcuno ha cercato di entrare dentro la porticella del mio ufficio con la macchina. Potrebbe essere la... dai, ma sono appena entrato e mi fa la lotta tra business. Cioè che voglio partecipare, ovvio, mica sono scemo. Volevo recuperare un veicolo e mi è capitata la lotta tra business. Bene, facciamolo. Sì, ma allora dov'è sta lotta tra business? Spiega, scusa. Non era in corso una lotta tra business oppure ho letto male io? Boh, vabbè, tanto per farmi fare un caricamento in più. Allora, eccoci qua con il nostro business preferito. Allora, e eccoci qui con il nostro business preferito, ossia i veicoli. Esportazioni veicoli, quanto ne abbiamo guadagnato? 2 milioni e 2 in totale. Considerando che l'ultimo episodio abbiamo fatto un casino, potevamo guadagnare un po' di più, ma va bene così. Faccia alta! Ah, signori, cosa essere successo? Incredibile. Impossessati del veicolo rintracciato e portalo in magazzino. Sì, dov'è che sta? Dai, dimmi che non me l'hai messo. EA Sports al massimo. Ah, valli che roba, valli come scatta. Maledizione. Boh, GT Online è molto strano. Cioè, guarda. Ma dove sono finite tutte le auto? Ah, ecco un po' di auto, ma una roba... Guarda questo cretino infame! Tenuta integra, ragazzi, la macchinina. Ma girato così, ma dal nulla proprio, ma... Oh, io sta missione c'ho brutti ricordi, ruba l'AT20... L'altra volta ci ho messo 90 anni. Io non ne voglio sapere. Qui mi spawna l'elicottero davanti. È che vorrei prendere preciso il guidatore per diminuire i danni al massimo. Ma poi si muove pure tutto scattoso, capito? È impossibile. Oh, godo tantissimo, guarda. Finalmente ho ucciso st'ubriaco fradicio. Quante che ho? 7000? Ah, 4000 dollari di danno, mamma mia. Che schifo. Oggi mi stanno capitando tutta la sfilza di missioni che odio di più, Cioè, proprio incredibile. Vabbè, oddio, quella là non l'avevo mai fatta, quella del sottomarino, eppure l'ho odiata fin da subito. Salve! Allora, eccola qui la nostra T20, ventiamola. T-vento. Almeno ci guadagniamo subito qualche dollarino, no? Esporta, let's go, rivenditore specializzato, ovviamente. Ho messo un po' a modificarla perché, boh, mi è presa sta roba che l'ho voluta fare, non lo so, stile Iron Man, rosso e oro. Ed è niente male, raga. Vediamo di portarla all'acquirente, che spero non sia a Manhattan. Chi capisci bene che da Los Angeles a Manhattan, non è proprio una roba comoda, soprattutto in auto. Oppressor Mark II in vista, non mi piace. Infatti io ci passo bello lontano, sai che me frega di passare sotto di lui. Preferisco allungare 1000 metri piuttosto che farmi notare al 100%, ecco. Allora, pare che non sia interessato, pare. Poi non lo so, magari a tutta una volta gli arriva l'interesse mega galattico. Io nel dubbio, raga, mi metto a correre così arrivo e via. Perfetto, ragazzi! Consegnata. Riduzione valore di mercato 1%. Ma come? Perché ho schiacciato la aiuola qui. Vabbè, io ho preso 100.000, l'importante è quello. Ranco 112. Attenzione. Sì, ma... ma ora dico io, ma lo vedi che c'è un cretino in mezzo alla strada, no? Ovvio che lo vedi. Dov'è che sta la prova a tempo? All'aeroporto. Credo di aver capito di quale prova a tempo si tratta, credo. Poi vediamo, io intanto ci vado e vado a farla. Benissimo, ragazzi, ed eccoci qua, ho già capito qual è. Ho già capito qual è, indi per cui mi chiamo la moto già adesso, perché quella sopra non me la consegnano sicuro al 199%. Motorcycle Club, let's go, dammi la Shotaro, best moto ever in the world. Sicuramente avrete capito a quale prova a tempo mi stia riferendo. Proprio lei, quella che mi ha fatto sclerare, perché è arrivata giù, il mio pupo muore come un cretino, muore come un pero. Speriamo bene, perché questa prova a tempo è veramente una rottura di ball. 3, 2, 1, via! Per il momento, tutto rispetto. Oh, guarda stu scemo! Ma dimmi tu, ma dimmi tu. Io ci provo, ma mi pare difficile, cioè... Guarda, ma io veramente. Riprovo, che faccio ormai? Faccio ridere i pinguini. Riproviamo e speriamo bene. Se ora all'incrocio arriva qualcuno e mi taglia la strada,
dai, 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 dai. Bella lì, niente male. 101.000 dollari, puliti, puliti. Che bella lì, veramente. Quanto in totale, scusi? 2.247.191 dollari. Porca vacca. Quindi ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se vi è piaciuto lasciando un bel like. Oggi in questo episodio della serie day abbiamo progredito verso il colpo Caio Perico. Abbiamo fatto una preparazione e nel complesso abbiamo anche salvato il culo alla macchina di Moody Man. Quindi ragazzi, io come al solito vi ricordo di lasciare un bel like. Mi raccomando, superiamo assolutissimamente i 1000 like se volete che la serie day continui. Ma soprattutto condividete il video con i ragazzi su tutti i vostri social e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Quindi, su questo è tutto. Bella raga!